apri. Sono stanchissima dalla capitoli, ma una cosa ve la faccio vedere lo stesso, anzi due. Vaporesso Gen 80S, Vaporesso 200. Ho sbagliato a dire Gen. E Vaporesso Gen 200. Per gli amanti dell'unpackaging esaurito, che poi è anche il mio, apro la prima, Gen 80S. C'è l'anello di matrimonio tipo, Questo è l'interno della confezione. Ovvero, all'interno troviamo la Vaporesso Gen, l'atomizzatore high tank da 5 ml, le due coil, una da 0,2 e una da 0,4 ohm, il piccolo caricatore, le istruzioni e la garanzia. Basta, poi quanta roba volete. Non sono più innamorata di quella. Bene, abbiamo la mamma. Spogliamo anche la mamma. Sì, sì, ve lo faccio, sì. Oh, oh. Sembra la banana. Pacchetto regalo. Tac. All'interno troviamo la Gen 200. Bravi, avete studiato. Eccola qua. La Gen 200, che cos'ha? La Gen 200, se no. L'atomizzatore col tank da 8 ml. Un altro vetrino, anche quell'altra ce l'ha, di ricambio, l'O-ring anche quell'altra ce l'ha, le due coil, no, una, dire cavolate Mari, una. Come al solito non guardo, l'altra è già montata nell'atomizzatore. Cavetto, istruzioni e garanzia. Uguale come prima, cosa pensavate? Sì, sì. Tac, tolto. Benissimo, eccoci qua per la macro, vediamo da vicino la box. Ovviamente l'unpackaging l'avete già visto voi, perché la Marie purtroppo è impossibile fermarla. Quindi io mi concentrerei in questo momento sulla Gen 200, perché praticamente il kit è molto simile. L'atomizzatore è il medesimo, qua monta il bubble, qua monta un tank normale, ma all'interno della confezione, come avete visto, li avete entrambi. Trattandosi della stessa box, con soltanto differenze di singola batteria e doppia batteria, concentriamoci sulla box a doppia batteria e questa qua momentaneamente la spostiamo. Spento. 1, 2, 3, 4, 5 e accendo la box. Senza atomizzatore lui parte da 5 watt, saliamo a vedere la potenza massima, 220. Diamo una rapida occhiata alle opzioni della box, anche perché oramai, come ben sapete, c'è ben poco da inventare di nuovo nel mondo del vaping a livello di box circuitate, ma anche a livello di meccaniche. 1, 2, 3. Entro nel menu, dove ho le modalità di vaping. Il primo, FT Pulse. Diciamo che è un sistema con un controllo di temperatura, bilancia la velocità e anche la potenza del tiro.
È un sistema completamente automatico che dovrebbe migliorare la resa aromatica, ovviamente se utilizzate l'atomizzatore con le testine proprietarie. Pull mode. La modalità pull mode diciamo che è per avere una potenza costante, quindi non ci sono i tagli adatti al controllo di temperatura, potenza fissa per una massima resa di svapo. E probabilmente in questa funzione abbiamo anche il bypass, quello che molte volte viene definita una modalità meccanica, ma non è propriamente meccanica perché la box è sempre circuitata. Comunque diciamo che è una modalità simile al meccanico. Il VariWatt mode, che lo conosciamo tutti, è quello che utilizziamo costantemente ogni tipo di box. Qui abbiamo invece do yourself, quindi qui andate a specificare un sacco di valori personalizzati. Qua possiamo reinizializzare la box allo stato di fabbrica. Da questo punto di vista magari un menu più veloce, ma niente di nuovo come funzioni. Oramai, ripeto, c'è da inventare ben poco, o perlomeno per adesso, perché non si è ancora inventato nient'altro. Una cosa interessante che ho notato al display è che sia a colore, avete notato anche voi, ma per ogni modalità cambia il colore del display. Quindi se sono in FT mode, la modalità sarà gialla. Se vado in pull mode, i colori diventeranno rossi. Se invece vado in VariWatt mode, il display diventerà azzurro. Quindi non potete anche qua andare a sbagliare la modalità di svapo, perché ve ne accorgerete direttamente dai colori. La box è completamente in plastica, è molto leggera, ma non per questo non robusta. Ve lo assicuro, perché io ho la prima versione della Gen, anch'essa in plastica, più pesante di questa, ma vi assicuro che sono 2 anni che la utilizzo costantemente e non ho mai avuto alcun tipo di problema. Spendiamo 2 parole per l'atomizzatore. Avete visto, testine da 0,4 e 0,2, 0,2 mesh è quello che utilizzeremo per i nostri test. Si apre da qua dietro, tirate e andate a cambiare la vostra coil, poi riavvito. Airflow regolabile al basso, come vedete, e apertura per la ricarica veramente comoda. Qua è montato il vetrino bubble. Obiettivamente noi andremo a provarla con il vetro, con il tank normale. Questo perché in questa modalità l'atomizzatore viene dichiarato 8 ml e sinceramente per un test ci sembra un po' esagerato. Via dal tavolo e alla MariVape, che carica se ci riesce. Con un nuovo liquido dell'Aeron Vapor, il 1096, bagno le sue coil. Dopo aver inserito la coil si chiude la base. Col caricamento dall'alto vado a riempire la mia coil con lo stesso liquido. One eternity later. Oh, stavolta siamo più larghi, Siamo già dimagriti. Sì, la dieta funziona. Lui ha fatto la dieta quella di mangiare una scrofa intera. Un giorno. Papiteri. Allora, partiamo subito, così video veloce, 4 considerazioni, tacchia va. Vai. Che ne abbiamo tanti da fare. Io ho in mano la Gen 200. L'abbiamo settata in VariWatt, così non abbiamo problemi. Ma voi direte, ma perché c'è sull'atomizzatore grigio? Perché abbiamo notato che praticamente l'High Tank, che si chiama così questo atomizzatore, ce l'hanno sia la 80S che la Gen 200, ce l'hanno identico, solo che una monta il vetro con lo cicciottello e l'altro il vetro dritto. Cosa c'è? E adesso vado a provarlo. No, sono andato a fare un giro in bicicletta. Posso provarlo prima io? Sì, provo prima che te. Che gentilezza, come va? Guarda, metto così, c'è anche il pantaloncino bello, guarda come sono bello così. Ma mi piaccio. Il bianco e nero. Non se, è per se li metto io fanno... No, perché non interessa il calcio. Vai, dai, vado, suscia. Vai. Se metto io quei pantaloni fanno... Sono a 65? Sì, sono watt. La coil fa da 60 a 75. Mica, che fai? Ma se che tu fai? È un po' volgare. Madonna, spingi, ma solo anche il rumore, spingi di brutto. Sembra... Fa paura. Il liquido che stiamo svapando è l'Aeron Vapor, sempre l'ultimo. 1096, che ho già provato in altri atomizzatori anche in dripper, quindi l'aroma c'è. Sì, la resa aromatica è ottima perché... Sì. Cioè, abbiamo già fatto la recensione, uscirà dopo di questo liquido e la resa aromatica su questo atomizzatore è pazzesca. Con la 02 mesh
resa aromatica mostruosa. Col mesh hanno inventato una bella cosa con le mesh. Mesh coil. Allora, io... Vabbè, spaziale la resa aromatica, ragazzi. Non vorrei fare quello che ha schifo, ma... No, schifo. Chiaramente per Covidulus. Perfetto. No, dopo che si è appacciugato le mani in bocca... No, no, c'è quello di quell'altro. Ah, okay. Li metti su. Tieni questo. Allora, diciamo che... vabbè, vediamo, perché quello era un po' più cicciottello. Adesso la provo io. Mamma mia, ragazzi. Allora, concordo con tutto quello che hanno detto loro. Cioè, è una spinta che... Spinge. Che è notevole. In più, sto notando adesso, nonostante... l'atomizzatore abbia le proprie dimensioni e la box è una doppia batteria, il peso è relativamente, cioè non è pesantissimo. No, è tutta in plastica, è leggerissima. Non è un mattone. E allora, se devo dare una mia impressione, la Gen, questa è la Gen 200, lo ripetiamo, c'è la Gen 80. Mi sto concentrando, sì. Vedete? Ecco, sto cercando di fare... C'è la Gen 80S. Ecco. Ah, la Gen! Che è... Considerando che nella Gen 200 c'è, in entrambe le box, c'è l'atomizzatore con il doppio tank e c'è anche la versione più cicciottella da 8 ml... Ragionando, e abbiamo la doppia tanta coil roba. La doppia coil da 0,2 e da 0,4 con la Gen 80 che ha un'unica batteria, a mio parere il tank da 8 ml con la coil da 0,2 diventa un po' troppo sovradimensionato per la singola batteria. Quindi il mio consiglio è di utilizzare magari la Gen 200, potete scegliere tranquillamente, e supporta in maniera ottimale entrambe le soluzioni. Con la Gen 80 il mio consiglio è di utilizzare il tank da 5 ml, che è inutile metterlo da 8, e la coil il liquido, 0,4. E la coil da 0,4 in maniera tale da risparmiare un pochino sulla batteria. Oppure si può fare come ho fatto io. Grande. Con la Gen 80S, ci ho messo il Kaifun. Così mi faccio il tiro MTL, mi dura 2-3 giorni, sicuramente di più di un'altra combo. Con le mie batterie no, però... Dipende quanto svapate, comunque l'autonomia è veramente, veramente tanta. Il discorso è questo. Sono veramente euforico. Nel kit Gen 80S c'è box e atomizzatore. Al massimo sulla box mettete un MTL, l'atomizzatore gli montate anche il bubble e lo mettete su un'altra box con due batterie e la resa è eccezionale. Io veramente richiamo l'attenzione sulle coil da 0,2 mesh che hanno una resa aromatica veramente spaventosa. Un tiro bilanciato, perfetto, veramente. Niente da invidiare, quasi niente da invidiare anche ad rigenerabili. Sono veramente, veramente, veramente contento. È un bel prodottino. Sì. Per il resto l'avete già visto. E quindi se vi piace, vi piace, cogliete quello che volete. E se il video non vi è piaciuto, svapo. Così. Svapo. Ciao. Ciao. Yeah!